cazzate ed esplosioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di teffoni e di 400 calci. Buonasera, benvenuti all'episodio numero 102 della 400 Live. E questa sera stiamo giocando a Dungeons & Dragons con un sacco di nostri amici molto famosi. Io in realtà non li conosco tutti, non so te. C'è Vince Vaughn, allora, Gio Manganiello, ovviamente. Gio Manganiello, perché insomma ha invitato perché lui. È il capo, sì. Allora, riconosco Vince Vaughn a sinistra, quell'altro anche... quello con la maglietta blu e il berretto. È Tom Morello. È quel tizio che non so, è quel tizio che ha suonato sul palco con i Maneskin. No, io me lo ricordo lui. Che altro ha fatto nella vita? Di Sanremo. No, quello di Sanremo, sì, sì. Esatto. Che altro ha fatto nella vita? Chissà, io il giorno dopo sono andato a informare e chiedere chi è questa persona simpatica che suona la chitarra. Ha vinto un concorso per essere lì, non lo so. Chissà se ha mai composto della musica prima di quella canzone con i Maneskin. Esatto. Sicuro avrà avuto un sacco di visibilità adesso. Chissà quanto è contento. Chissà qual è il suo rapporto con la polizia, per esempio. Esatto, siamo curiosi. C'è qualcun altro che conosci a destra? Non riconosco letteralmente nessuno. Quello a destra, calvo con la barbetta un po' bianca e gli occhiali, ha una faccia nota, ma non mi sta venendo il nome. No. Zero indizi proprio, zero indizi. E poi c'è una persona con la faccia tagliata a metà che ha gli occhi di Cara Delle Vigne, ma la pettinatura di Vincenzo Montella ai tempi della Sampdoria. Esatto. Non so se questo... Potrebbe essere Vincenzo Montella, non mi stupirò. È un altro che non sento nominare da un po'. Secondo me dopo che è stato esonerato dal Siviglia, è andato a giocare a Dungeons & Dragons con Gio Manganiello. Esatto. Certo. Vedi? Marco Holland... Dice che adesso con gli occhiali non calvo è uno degli showrunner del Trono di Spade. Quindi Benioff o Weiss, uno dei due. Ma può giocare? Cioè, non vale, secondo me. Cioè, No, è un altro franchise, un'altra cosa. Non ci sono problemi. Non è che spoiler o cose del genere. Non è che prende idee della partita e le mette dentro alla serie. No, la serie è finita ormai. Ma c'è sempre lo spin-off. Secondo me il finale del Trono di Spade era lui che aveva tirato un dado da 20 e aveva fatto uno, e Gio Manganiello gli ha detto: a Regina dei Draghi si ribalta completamente di carattere. Nell'episodio dopo 8 stagioni a voler governare un popolo, adesso la Regina dei Draghi decide che li vuole arrosticini. Ha fatto uno, purtroppo è la scrittura. Il dado dice questo, sì. Esatto. Comunque, siamo questa sera a fare un sacco di cose molto interessanti. E l'ispirazione viene ovviamente dal fatto che è uscito questo weekend Dungeons & Dragons, l'onore dei ladri. E per cui ci sono venute in mente un sacco di bellissime cose, tipo andare a recuperare i vecchi film degli anni Ottanta che per primi cercavano di cavalcare la moda dei giochi di ruolo in modo più o meno appropriato, preciso, non so, cioè, io in realtà, cioè, più ci pensavo mi viene in mente solo dei titoli abbastanza maltrattati, e alla fine abbiamo scelto l'unico che non c'entra moltissimo alla fine, diciamo vaghe atmosfere fantasy, un titolo originale che richiamava i giochi di ruolo e poi finiva lì. Il titolo in questione è The Dungeon Master del 1984. E abbiamo scelto per quello, uno, perché è divertentissimo, due, perché fu un esperimento molto interessante, un film corale diretto da 7 registi contemporaneamente, ma non antologico, no? Episodi, proprio a sequenze, una cosa strana che nessuno ha mai più rifatto, penso, però probabilmente per un motivo. E quello sostanzialmente, non mi ricordo altri. E anche perché aveva il titolo italiano più bello di tutti i tempi. Sì. The Dungeon Master in Italia fu distribuito con il titolo di Il Demone delle Galassie Infernali, che è
è pazzesco. È all'unanimità il miglior titolo italiano di tutti i tempi. Sì, sì, assolutamente. Ed è tra l'altro più azzeccato per il film rispetto al titolo originale. Tutto sommato. Cioè c'è un demone. Sì. Ci sono tanti universi paralleli, quindi potrebbero essere galassie. Le ha create il demone, sono infernali, e quindi è perfetto. Cioè rispetto a Dungeon Master, in cui non c'è di fatto un vero dungeon, neanche un master, però c'è un... Tant'è che in altri mercati è uscito con altri nomi, tipo Rage War, un titolo anglofono alternativo con cui è noto in alcuni paesi. Però vabbè, ci sta. Ma prima di passare al film, volevamo presentare gli ospiti speciali di questa sera, e Stan, lo lascio fare direttamente a te. Oh, che bello! Abbiamo con noi, come lo possiamo definire, un collettivo, una hive mind, una mente che funziona all'unisono nonostante si sia distribuita su più corpi diversi, che è nota con il nome di La Buon Costume. Facciamo entrare allora innanzitutto La Buon Costume Divisione Napoli con Shakira Kurosawa. Eccola qua. Buonasera, salve a tutti. Che bello. E allora approfittiamo per far entrare subito anche la divisione milanese con Fabrizio e Carlo. Eccoli qua. Ciao. Anche voi. Ciao. Che piacere, ragazzi. Che piacere. Che sigla meravigliosa. Ringraziamo subito gli autori della sigla. Durante il countdown avete sentito la trenodia delle vittime di Valverde, composta dal maestro Ludwig van Verhoeven. Poi la sigla classica, che è la sigla 400 calci, composta e eseguita da Nano War of Steel. Ci sta. Ci trattiamo bene. Entrambe molto godibili. Amici, ciao, parliamo di voi. Sì. Perché? Parliamo di voi, cerchiamo di capire perché siete qui. Esatto. Potrebbe dire, ma perché queste facce quando parliamo di cose? No, allora, gli amici della Buon Costume, guardate, leggo direttamente dalla quarta di copertina del loro, non del loro ultimo romanzo, ma poi ne parleremo. Qua mi dice che la Buon Costume si è formata in un luminoso pomeriggio di aprile durante una gara di incrocio artistico dei peni in segno di reciproca stima. È vero? È vera questa cosa? Confermo. È stato un bel pomeriggio. Non era così luminoso, è l'unica cosa. Ah, vedi, allora la quarta cifra. Però i peni si incrociavano, che era una meraviglia. E chi ha vinto alla fine questa gara? Così per... L'arte. Ha vinto l'arte. Bello. Poi leggo che dopo quello vi siete dati all'idraulica di precisione. Che però non è... Okay. La mia grande intuizione, posso dire. Sì, no, fai bene, secondo me, a prendere, come dire, anche un po' la responsabilità di questo gesto. Ho dovuto scartare 50 battute orrende, cioè proprio dalle più elementari a... Non le dirò, mi censuro. No, assolutamente, non parlare di pompe. Ora mi tengo, ragazzi, sono tenuto. Se ti viene la parola pompe, in te, non la fare questa battuta, perché tanto lo sappiamo già. Poi, quindi, essendo... L'idraulica ci ha interessato per molto poco. Ecco, dopodiché siete passati a fare quello che poi vi ha contraddistinto, cioè il crimine. Parlateci del crimine. Esatto. No, veramente, da dove... poi arriviamo ai romanzi, ma diteci da dove avete cominciato. Beh, non lo so, direi che Shakira lo vedo caldo. A Napoli qui, cioè, ovviamente, c'è il sole anche alle 21. Ma dici, Shakira, hai forse tu il mare fuori? Mamma mia, ho visto la prima puntata ieri. Vabbè, no, aspetta, concentriamoci. Allora, niente, noi siamo nati nel 2009-2010, più o meno, da quelle parti. Ci siamo incontrati ai tavoli autori di programmi come Piloti e Camera Caffè, dove ci siamo fatti le ossa come sceneggiatori comici, e poi abbiamo iniziato a fare anche delle serie, siamo incontrati, innamorati reciprocamente dal punto di vista artistico e formati in collettivo, e poi abbiamo cominciato a fare una serie di prodotti anche autoprodotti, una serie di cose autoprodotte nostre, tante nel corso degli anni. E poi abbiamo lavorato anche come sceneggiatori, un po' da tutte le parti, diciamo. Rai 3, abbiamo fatto Il Candidato, forse la,
nelle cose. Dai, 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 flexa, fatto. Flexa, non essere timido, snocciola. Fine, ho flexato. No, candidato. No, diciamo le cose, forse le cose più belle che abbiamo fatte comunque sul nostro canale. Abbiamo fatto una serie che si chiama Klondike, che parla della, del lavoro, diciamo, freelance, precario, creativo, che poi ha avuto un sequel su Discovery che si chiama Età dell'Oro, che, come dire, in cui ci abbiamo messo il cuore. E poi Kubrick, una storia porno, che è uscita sul... diciamo, ah, cioè, Stan, ha girato la tua, la sì. tua biografia. È successa questa cosa, sì, sì, sì. Loro conoscono il mio pene meglio di quanto lo conosca tanta gente nel mondo. E chi ti interpretava? Il mio pene, purtroppo. Okay. No, è Andy Serkis in CGI, ovviamente, perché okay. da buon costume ha nel budget sempre annuale Andy Serkis. Andy Serkis. Quando vuoi, guarda, ho fatto i soffri, un po' prima. No, infatti... Guarda, ho anche uno strano... Però ce l'ho. Però comunque so, voi no. Ce l'hai, cioè, quello è chiaramente l'oggetto della svolta, cioè indica la svolta. È un mastello. Abbiamo sequestrato una famiglia, sono di là legati in salotto, siamo, abbiamo fatto irruzione. E sì, muti, per Dio. Sono danesi? Ma siete seduti a terra? Siete seduti a terra? No, siamo su una panchetta adorabile. Ah, okay. I segni dei figli di Fabrizio. Oh, questo è bello. Vabbè, ottimo, ottimo aver chiarito che comunque non sono quelli di Fabrizio. Oh, poi avete scritto dei libri, vabbè. Amici, io voglio parlare dei vostri libri, perché poi arriveremo a Furioso, ma voi avete prima avete scritto qua, vediamo che si legga. Vai, passate, raccontate un po' voi. Secondo... che è un romanzo fighissimo, amici, leggetelo, io me lo divorai al tempo e vi consiglio tantissimo di recuperarlo, e però parlatene voi, perché poi sembra che vi lecco il culo. Grazie, sei gentile. Sei gentile, no, sei veramente gentile. No, non è vero, non è, non, io non sono gentile, sono stronzo. No, no, è veramente un bel romanzo. Millennials è un romanzo solar punk, perché ovviamente tutti mastichiamo, ambientato nel nord Italia. Hashtag solar punk. Sorpresa, hashtag no? solar punk. In cui in sostanza c'è questo escamotage iniziale in cui gli adulti si immobilizzano, diciamo così, una specie di statue semiviventi, e un gruppo di ragazzi da varie parti d'Europa, d'Italia, si muove in questo mondo, appunto solar punk, perché anni dopo questa uscita dal gioco degli adulti, invece che esserci una cosa alla... Signore delle Mosche, Mad Max di teenager, tipo i giovani hanno costruito una società che di base funziona. Ovviamente divisa tra fazioni, casini, sbattimenti assortiti, però con i suoi fondamentali completamente reinventati e molto funzionali. A un certo punto questi adulti rischiano di risvegliarsi e i ragazzi dicono... aspetta un attimo, in che senso? Cioè, noi ci abbiamo messo tutti questi anni a ricostruire la società che più o meno funziona in modo diverso, e ora voi volete ricreare quel mondo terribile da cui veniamo? E da lì poi succedono varie cose, poteri, colpi di scena, ribaltamenti, smascheramenti. Scopro adesso. Mi sembra straordinario, quindi possiamo dire Signore delle Mosche qui, Millennials qui, non ho capito bene. Non l'ho detto io. Mad Max, forse anche un po' più su. Punto dove lo... No, quello non potrei mai. No, ma ci mancherebbe, anche perché siamo in un contesto per il quale il critico delle Galassie Infernali penso potrebbe spararmi un raggio che neanche... nel film dell'84. Sembriamo scemi due volte. Uno se parliamo mai di Mad Max, e due se veniamo a parlare mai di Mad Max a casa dei 400 gatti. Vabbè, io sorrido educatamente, e poi voi non sapete quello che vi aspetta dopo. No, ma mi piace tantissimo. Sì, e poi dopo, quando meno lo aspettate. La cazzatella sbagliata alla persona sbagliata. E sì, ti basta una frase per rovinarti la vita. No. Oh, Giampiero dice solar punk nella nebbia padana, e fatemi dire che effettivamente, cioè sì, e l'ambientazione
secondo me fa una buona parte del valore del libro, soprattutto poi magari lo dico io in quanto abitante delle nebbie padane che per una volta ha letto un romanzo in cui una cosa italiana ambientata nel nord dell'Italia, che è una roba talmente rara. Certo, nella esotica Trezzo. Nell'esotica Trezzo, cioè stai scherzando? Ci sono cose a Trezzo che in Cambogia se le sognano. No, comunque sì, devo dire anch'io, insomma, sono molto fiero di questa scelta poi che abbiamo fatto, non per forza io, per cui sono fiero. Sono fiero dei miei ragazzi, posso dire, bravo. Io penso che anche lo showrunner di, cioè, come si chiama diciamo, il creatore di Last of Us, il... Druckmann, anche Druckmann, se vedesse un posto in cui c'è un'isola con una centrale idroelettrica e un castello, direbbe spostiamo tutto a Trezzo, cioè molla tutto in Ontario, andiamo immediatamente a Trezzo, perché cioè, il livello di prepping, di preparazione alla post-apocalisse con in un posto che ha sia il castello, sia la centrale idroelettrica, tutto circondato dall'acqua, cioè, basta, cioè... Joel poteva anche fare da Boston Trezzo, diciamo, se in questo caso ne sarebbe valsa la pena, quindi bene così. Bergamo Alta Trezzo. Tra l'altro dicono che effettivamente a Trezzo c'è anche il live club, è vero, ce ne sono tanti bei concerti. Ecco perché l'avevo sentito nominare. Sì. Vedi? Sì. Ma poi voi avete scritto un altro libro che vi lascio presentare a voi, perché già dal titolo vedi che si ritorna Mad Max, perché questo comunque cioè, è tutto un cineuniverso. Anzi, guardate, ve lo faccio vedere addirittura più in grande. Che roba. Guarda che copertina. Che faccetta. Si capisce che è un po' swag, perché abbiamo avuto il dubbio fino all'ultimo, sai? No, si capisce. Cioè, tu dici, beh, sì, ci vedi. Mondadori voleva scrivere il sequel capolavoro del capolavoro di Ariosto. Noi abbiamo chiesto di togliere capolavoro, un capolavoro su due. Per pirotecnico è rimasto. Del resto è un po' pirotecnico, dai, non si potrebbe definire pirotecnico. Io me la tengo, sta definizione. Guardate, decisamente. Ho aperto una pagina a caso, se non vedete la pirotecnia è un limite. Vedi? Carlo è già in difficoltà. Furioso è veramente un libro di menare. Diteci delle cose su Furioso, perché c'è un sacco di sangue. Ci pensavo stamattina. In effetti è un libro estremamente, diciamo, come siamo a pieno titolo in questo contesto, perché ci sono un sacco di mazzate, interi capitoli di gente che si mena, mostri a profusione. Basta, di cos'altro vi trattate? Orge demoniache, ci sono orge cannibali, ci sono le orge galassie infernali. Si va anche all'inferno. Questo era incredibile, ragazzi. Vabbè, per quando l'hanno comprato se lo sono anche dimenticato, secondo me. Vabbè, comunque Ariosto Furioso. No, Ariosto Furioso, manettamente. Cioè. Furioso l'ho riletto, per esempio, in occasione della serata per essere più pronto. La roba dell'Ariosto l'ho letto una volta al liceo e basta. Ma chi è che seriamente si mette a leggere Ludovico Ariosto? Cioè? Tanto fumo e niente Ariosto, come diceva. Queste sono le gag per cui siamo famosi. Finalmente la comicità va un po' avanti, anche no? Sempre bene, bravo. Tra l'altro noi ci abbiamo lavorato per 3 anni e non ci è venuta. Com'è possibile? Sì, in effetti non l'abbiamo mai detta realmente. Non l'abbiamo mai detta. Tutto ve la regalo, è vostra. È vostro per insaporire le carni. Quando uscirà il director's cut del libro potete... No, comunque a parte tutto il libro è veramente truculento. Infatti, come piccolo aneddoto che interesserà sicuramente a tutti quelli che ci seguono, mi sono ritrovato al parco con il cane, come faccio spesso, a propsare il nostro libro. E sono tutti genitori di bambini terrorizzati dal mio cane, vabbè, questo è un altro discorso, diciamo il ragazzo a carattere. Ma quindi, scusa, è un libro per i ragazzi delle scuole medie? Dico, beh, certo, perché no, anzi direi che è un buon periodo per approcciarsi all'Ariosto, no?
Poi però mi trovo a dire, beh, pur tuttavia ci sarebbe appunto un'orgia cannibale, quindi forse... L'età perfetta per approcciarsi all'orgia cannibale. All'inferno e lì succede roba, no, forse no, beh, e quindi non so bene, qual è il nostro target? Tutto questo lo dico perché i giovani in ascolto, no, come col vietato ai minori di 18, sbarellino all'idea di vedere subito questo libro così stozzo e violento. Sì, sì. Noi siamo su Twitch apposta perché ci ascoltano i giovani, che poi sento queste cose dicono, devo assolutamente leggerlo prima di tutti, cioè. Devo leggerlo prima, esatto, così in classe. Sì, sì. La mamma non vorrebbe, esatto. E quindi io voglio, no. Questa era una fascetta, esatto, la mamma non vorrebbe, con una fascetta, cioè, amici, tirate sul telefono la prossima volta. Io vi dico, togli questa fascetta prima di proporlo, di proporre a tua madre di comprarlo. No, troppo. Quando troppo meta. Ragazzi, ma che bello. 11 anni. C'era il commesso che ha provato a dire sarebbe vietato, madonna. Cioè, gli ho tirato tipo una specie di calcetto in uno stinco e ho detto stai zitto, stronzo. Cioè, ho fatto un lavoro di una settimana di convincimento e è arrivato a pagare il cazzo. Ma piglia sti soldi, dei coglioni. Cioè, dammi Mortal Kombat 3, avevo già tutte le fatte, sapevo già tutto. Vabbè, per dire. Sì. State citando dei ricordi, tipo la prima volta che ho comprato il primo album di Elio e le Storie Tese, mia madre mi ha fatto riportare indietro. Capito? Questo è male. Impari delle parolacce, esatto. I tempi bui. Io ho una domanda molto banale, che è sicuramente quella che vi fanno tutti quanti quando vi chiedono del libro, però insomma, chi siamo gli ultimi decenni, la facciamo pure noi, ovvero come vi è venuta l'idea di fare il sequel di Orlando Furioso. Il carico che ci aggiungo io è questo: a me piace l'arroganza dell'idea, ovviamente. Mi riportato a quei gloriosi tempi in cui facevano i sequel di Psycho, facevano i sequel di Via col Vento, facevano i sequel di 2001 di Sano nello Spazio. Cose che oggi, che fanno comunque sequel di qualsiasi cosa, ancora un po' si tengono, ancora certe cose ci vanno molto piano, le chiedono molto timidamente e poi dicono, vabbè dai, proviamo Blade Runner, cose di questo genere. Però cioè, l'Orlando Furioso è proprio... arroganza pura, quindi vi chiedo da dove è partita questa idea. Ma forse potremmo mentire. Sì. No. Perché no? Prince the Legend. L'idea è partita da Mondadori. Cioè Mondadori è venuto dopo Millennials, ha detto ci piace come lavorate. Abbiamo da sempre un'idea, da sempre avuto questa fantasia di fare qualcosa sull'Orlando Furioso. Allora probabilmente loro avevano in mente qualcosa di più, di tipo, che ne so, la storia raccontata dal punto di vista di Angelica, no? Come va di moda adesso, che fan di rifarlo dal punto di vista di un personaggio secondario, con tutta una magari uno sguardo femminile sulla vicenda, così e quella. Noi invece abbiamo visto che qui c'era già un pattern esistente, quindi non ci interessava rifarlo un'altra volta, e abbiamo contemporaneamente pensato, a sua volta Ariosto aveva scelto di fare un sequel dell'Orlando Innamorato, quindi stiamo su un binario facile, no, basso profilo, facciamo anche noi il sequel e andiamo avanti con la è sembrato il gesto più naturale, fare semplicemente andare avanti. Poi ovviamente non è il sequel proprio che riprende dalla pagina successiva come l'Orlando Furioso, che attacca esattamente dove è finito Orlando Innamorato, e noi c'è un salto temporale di 60 anni, c'è tutto una rivisitazione, cioè c'è molto Watchmen, era il periodo di The Boys, nuova stagione, era appena uscita la seconda stagione di The Boys, quindi eravamo tutti... C'è molta riflessione sui paladini di Carlo Magno come delle sorta di supereroi ante litteram, quindi vengono un po' rivisitati, no? Come si rivisita il supereroe adesso. E quindi alla fine ovviamente non è davvero un sequel secco come dovrebbe essere, anche perché altrimenti sarebbe molto poco interessante per quei famosi giovani di cui si parlava. Cioè,
Tanto avete fatto la scelta giusta all'inizio, che è quella di mantenerlo furioso, non fare, che ne so, dopo innamorato, furioso, una mezza via oppure un altro. Cioè, una volta che arrivi a furioso, lì è dove devi rimanere, cioè, è il livello giusto. Quindi quella era. Se ci fossi stato, avresti risparmiato, penso, 400 ore di call in piena pandemia a discutere del titolo. Un po' tanto nervoso, così, ma no, esatto, cioè, Orlando Barzotto dovrebbe essere, diciamo, a metà tra innamorato e furioso, non lo so, prima forse innamorato. Orlando Barzotto mi fa riderissimo, scusa. Orlando Barzotto, ma chi è che l'ha detto? L'ha detto l'amico Giampiero, che ci chiede anche se c'è la Durlindana. Ovviamente c'è. E ci lanciano anche questa idea che io trovo stupenda, del sequel ultra gore di Fantaghiro. Sai che lo zio Malus, caro mio zio Malus, non segue le cose, purtroppo zio Malus che segue le cose, non possiamo ancora dire, ma... c'è qualcosa che bolle in pentola. Squartaghiro possiamo chiamarlo, se volete, il sequel, Squartaghiro di Fantaghiro. Di questo, aspetta, datemi un secondo, questa me la scrivo da una parte. Che... non provo a competere, mi sa che accetto la sconfitta. Squartaghiro, Squartaghiro è come una meteora caduta dal cielo. Ho la mezza tentazione di buttare l'episodio e passarlo a fare brainstorming di Squartaghiro. C'è il sasso, no? Allora, io sto... si recupera Alessandra Martinez, secondo voi? È ancora... Ma dov'è? Cosa fa? Allora, la mia teoria è che con i soldi di Fantaghiro si è comprata un casolare in Toscana e adesso fa olive e vino biologico. Però magari mi sbaglio. Sarà ancora più bella, secondo me. Io lo voglio immaginare così, bellissima, sì. La sua... quarta età, quanti anni ha? No, sarà giovanissima. Era sposata con qualcuno. È del 63, ha 60 anni. 60 anni, stupenda. Una donna bellissima. Ma... devo dichiarare. Comunque, inizia che loro devono ritrovare Fantaghiro, che non si trova più. Tutta la prima stagione la cercano. La nona... certo, in campagna ci sta. Romualdo è morto? Voi vi ricordate se Romualdo è morto o se è ancora vivo? Cioè, se alla fine è vivo? Beh, Romualdo è morto, si può, col punto di domanda era serie spin-off. Abbiamo già un secondo prodotto pronto. Ok, benissimo. No, perché Kim Rossi Stewart è, io direi, è cresciuto come attore intanto. Sì, ha 2,20 metri. Madonna. Sono film godibili ormai per Kim. Però alla fine mi suicido in quel... sì, sono brutto, posso essere brutto nel film, sì, vai Kim. Tanto sei anche regista, ha già cazzato la prima. Questo è Rossi Stewart, secondo me, così, un regalo che faccio male, un regalo. Ci sta. Fatemi sapere se ho fatto colpo, comunque. Non so, sto cercando di interagire con questa community. Ho visto l'engagement schizzare come un... perfetto. Uno schizzo, adesso non faccio... cerchiamo metafore troppo elaborate sugli schizzi. I piatti d'argento, proprio. E voilà. E insomma, ragazzi, quindi vi piace il cinema? Sì, sì. Parliamo di noi adesso, giustamente. No, scherzo, noi siamo 400 calci. No, la domanda che ho io, cioè, Staglio, se tu non hai altre domande, io parto con le mie, che sono molto più sceme, però vai, sono sicuramente più belle. No, cioè, io partivo direttamente, ho proprio la domanda più scema di tutta la serata. Quando vi abbiamo chiesto di partecipare a questo episodio in cui parlavamo di Il Demone delle Galassie Infernali, perché avete detto sì? Vi siete fidati ciecamente? o avete dei ricordi particolari legati, che ne so, adesso non per forza al film specifico, ma che ne so, al genere, a come venivano presi i giochi di ruolo negli anni 80, una cosa qualsiasi. Ma io
Shakira si è zittito, si è ritirato proprio dalla domanda, ha detto ha fatto comparire uno Shakirino. Ciao Arturo. Grande Arturo, fichissimo. Io tento di eccomi qua, scusate. Come dire, però stavo seguendo. Ho sempre giocato di ruolo più o meno e cerco di giocare di ruolo, ci riesco sempre meno, quindi comunque almeno una parte dell'equazione mi ha tirato dentro. Poi vabbè, ho visto il trailer e l'altra parte dell'equazione mi ha tirato ancora più dentro e basta, fatto, sì. Io sono un vostro fan, mi sono fidato ciecamente, il titolo l'abbiamo già detto, però... Risposta esatta. Era goloso, no? Il titolo è goloso, insomma, la sua traduzione in italiano è pazzesca, l'abbiamo già detto, quindi... Quindi eccoci qui. Io aspettavo da 4 anni, 5 anni l'occasione di mettere il bollino sul nome Shakira Kurosawa, pur sapendo che Shakira non è una regista, mi rendo conto, e quindi ho detto non so neanche di che si tratta, devo andare a, come dire, sancire questa questione, e poi si vede che ci chiedono di ragazzi, stortando il vostro format ulteriormente. Giusto. Gruppi avanti, un bel nome. Datemelo sapere, amici della chat. Funziona così. Adesso studio, ma ragazzi, guardate che tra un po' mi informo e poi me ne vado. Perché... No. Comunque, è un gesto artistico anche quello. Internet, comunque, è una cosa. Interagire. Guarda come ci mette tutti in contatto. È figo. No. Intanto in chat chiedono se si può leggere il Furioso avendo letto soltanto un sunto delle opere di Ariosto, e la risposta ovviamente è sì, che lo diciamo a fare, nel senso che davvero basta leggere 15 righe per avere tutto il... E se anche uno inizia senza sapere neanche di che si tratta, può andare tranquillamente avanti per 100 pagine, poi a un certo punto, un giorno... al bagno inizia col classico montaggio degli episodi precedenti e quindi dopo uno segue in serio per un secondo. Ci abbiamo pensato ovviamente, perché quando Mondadori ci ha passato questa bella patata bollente non abbiamo cioè, no, ti vedevo mani sulla faccia. Sì, no. Che cazzo sta per dire? No, erano stimoli esterni. Secondo me aveva letto Ciuchino Visconti. Aglia, devo dire che Ciuchino Visconti di altissimo livello, anche Fantaghi Robot. Questi ragazzi, secondo me arriviamo a fine serata che votiamo il miglior reboot di Fantaghi Robot. A me non me ne viene neanche uno. Vabbè, tempo al tempo. Comunque niente, insomma, se iniziamo a parlare del Demone delle Galassie Infernali, visto che vi ho tirato dentro a questa cosa a tradimento, introdotto molto brevemente, è un film povero, perché è un classico film di Charles Band che girava i suoi capolavori di fantascienza con due spiccioli. Però è anche un film ambizioso, perché io non sono riuscito a trovare niente su questa cosa, però l'idea è che era quella di farlo dirigere a 7 registi diversi, i quali dirigevano ognuno una sequenza, però non era un film antologico a episodi classico, ma era una storia unica semplicemente di un eroe che viene sfidato da uno stregone malvagio, e ogni regista sostanzialmente scriveva e dirigeva una sfida diversa di quelle che lo stregone gli propone. Perché tra i miei appunti c'è diretto da tutti. Tutti, perché... esatto. Ma penso che sia la risposta esatta. Cioè, penso che, insomma, l'Empire di Charles Band avesse 7 impiegati e ha detto... Lo dirigete... Uno per uno. Sarà stato che... di stop motion, ci sarà stato quello più gasato dalla musica, no? C'è tutta quella sfida a colpi di chitarre elettriche, tastierone. C'è anche gente che effettivamente in carriera ha diretto soltanto un episodio, cioè una sequenza di Dungeon Master,
il che ci lascia pensare che veramente probabilmente era il portiere dell'edificio della sede. Cioè manca uno, entra dentro, sei all'impropaga anche tu, dai, dirigi qualcosa, deve essere corale, deve raccontaci essere corale. La tua idea nel cassetto e facciamola e realizziamola. Beh, a tratti devo dire la verità, sembra che sia andata così, comunque vedendo il film, non per forza costantemente godibile, ecco. Inizio a prendere così, certi momenti dici, ma cosa sto vedendo? Altalenante, cioè. Cosa sto vedendo? E questo succede al minuto due, peraltro, perché sostanzialmente sì. Vabbè, l'intro è assolutamente clamoroso. L'intro è eccezionale, cioè, dite che è un film degli anni Ottanta senza dire un film degli anni Ottanta, e al di là di luci, pettinature, eccetera, donna nuda al minuto 4, cioè proprio... L'intro è il video di Total Eclipse of the Heart, in cui a un certo punto sbattono anche le tette per completare comunque il quadro di perfezione. È incredibile. Ci siamo, e infatti poi entrano anche quei creaturi da una porta metallica, ovviamente con su del muschio, della ruggine, esce del fumo, questi a ralle tempore gli attaccano una papina in faccia e parte tutto. È andata così. Gli appunti precisi. A un certo punto mi sono anche un po' addormentato, ma poi mi sono ripreso e sono andato avanti con questo resoconto. Ah, fantastico! Oh, wow. Preparatissimo! Ma sei un professionista! Però è così. Ma era più furbo rispetto a io, che me lo sono guardato due volte, quindi... Cioè, vedi. Ma anche... Il punto, cioè, è anche questo. È un film che dura 1:17... per la burocrazia, però in realtà sono 1:10 di film e 7 di titoli di coda, perché i 7 minuti di titoli di coda sono il riassunto del film, che come se il film ricominciasse da capo. Sono titoli di testa, ovviamente schermo nero e scritte per 3 minuti, per cui dice, tanto cosa ci metto dietro? Ma niente, devono leggere i nomi. Ma sei è il vecchio trucco per farlo sembrare un lungometraggio, anche se non lo era. Sì. Straordinario, ma devo dire, tra l'altro fatemi dire, visto che parlavamo del gruppone di registi, che di fatto dei 7 che girano, a parte Charles Band, quindi 6, 5 sono dei mestieranti, letteralmente, cioè gente che magari ha fatto tutta la vita il direttore della fotografia dei film di Charles Band o la seconda unità. Ecco. L'unico altro nome oltre a Charles Band è John Carl Buechler, o Buechler, credo, che è o Buechler, sì, insomma, quello lì, che è un fedelissimo di Charles Band, nonché il regista del primo Troll, quindi comunque almeno un filmone in curriculum. Sì. Correggo, ha almeno un film con protagonista Harry Potter in curriculum. Giusto. Vediamo che il protagonista di Troll si chiama Harry Potter e scopre che c'è un mondo fatato parallelo al suo, nel quale un mago cattivo vuole, insomma, conquistare tutto, e non ce l'hanno, tra l'altro, con le persone trans in Troll. Quindi è l'Harry Potter buono, credo. Esatto. Ma sì, cioè, io voglio dire un'altra cosa buffa sul Demone delle Galassie Infernali, mi è sfuggito proprio questo istante, purtroppo, sugli scherzi che tira l'età a un certo punto, quelle cose che ti entrano in testa e ci rimangono un secondo di troppo, spariscono. Vedi qual è il trucco? Io mi sono segnato addirittura delle battute, ragazzi. Sì, delle battute, anche, sono delle battute eccezionali, ci arriviamo. Clamorose, ragazzi. Ah, ok, ci sono. Volevo parlare della classica figura del nerd negli anni Ottanta. Il nerd visto nel 1984. Qua, secondo me, raccoglie un po' l'eredità di Tron, cioè, presente, dove il nerd era Bruce Boxleitner, si chiamava, che era il classico belloccio, solo un attimo un po' pettinato meglio, e boh, con una camicia che lo faceva sembrare un po' più normale, e gli occhiali, fine. Sì, però sì. Era un po' l'equivalente maschile, sai, di quei film dove c'è la ragazza brutta che è brutta soltanto perché ha gli occhiali e i capelli e la coda. Esatto, era l'equivalente maschile di quella roba lì. Il nerd era
Brad Pitt con gli occhiali, fine. Infatti, è meglio tanto Richard Gere con gli occhiali, tipo, ecco. Il protagonista di questo film sembra E-Man, sostanzialmente. Cioè, sì. Nel senso che poi quando gli mettono finalmente la tutina da mega eroe delle galassie infernali, ti scordi che era un nerd. Quello, cioè, quello che è, doveva essere da sempre. Posso dire che è interessante perché è proprio uno Steve Jobs, cioè nel senso che è molto Silicon Valley, appunto, giustamente. Sì. Cioè non è il geek bullizzato, tipiscio nell'armadietto, cioè lui corre, atletico, fa jogging, la figura del nerd veramente molto Silicon Valley, cioè computer e però anche faccio running. Sì, lui esce dall'ufficio ed è già in pantaloncini e maglietta per farsi... Cominciando con i dialoghi memorabili, c'è il collega che gli dice: cosa vai a correre, ma sei pazzo? Cioè, gli dice una cosa tipo, ma correre è una cosa disgustosa, adesso non mi ricordo cosa dice, ma è assolutamente senza senso e non viene spiegata. Cioè... Però una cosa. Non mi ha sorpreso, dato la tipologia di film, no? Poi adesso non voglio anticipare troppo, bracciali che sparano laser, eccetera. Non mi ha stupito che gli occhiali per la realtà aumentata in realtà non gli abbiano neanche provato a dare una forma un po' più moderna, futurosa. No, sono proprio occhialini normali. Dico, ma non gli fare una cazzatina di fianco, prova a fare una roba di design. Mi ha sorpreso. Non lo so, cioè, io dico che no, ci sta. Io dico che è budget. Mi piacerebbe pensare che c'è il sorpassato. In realtà è budget. E, assurdo. Sì, no, effettivamente è tipo due pezzi di alluminio per far vedere che c'è della scienza. Esatto, c'è anche una visione della tecnologia, secondo me, più lungimirante di Meta e di Zuckerberg. Cioè, comunque, quest'idea del futuro. Con la tecnologia che è perfettamente, come dire, blend dentro la nostra realtà. Infatti, sì, cioè, ma penso che la cosa interessante che fa Dungeon Master, forse involontariamente, è che sembra saperne talmente poco di tecnologia che fa il giro e scavalca generazioni di tecnologia e arriva dritto alla tecnologia di adesso, con i Google Glass, che so, l'intelligenza artificiale, cioè quelle cose che all'epoca c'è a scappare da ridere perché c'eravamo talmente lontani che se a uno gli veniva in mente una roba del genere, in realtà non hai capito niente di come funziona la tecnologia. Cioè, era il pensiero magico tradotto in bottoni e aggeggi. Però, cioè, insomma, il bracciale tecnologico che ha l'eroe, cioè, è l'anello di Lanterna Verde, cioè non... Sì. Come lo giustifichi? Ho segnato 10 cose sul bracciale, una cosa è veramente però sì. Cioè, fa il giro, appunto, con queste cose fa il giro, cioè lui che preleva cosa fa? Preleva i soldi al bancomat con gli occhiali. Con gli occhiali, incredibile. Però c'è, cioè, anticipato, che so, tecnologia. Sì, no. Quelle sono intuizioni completamente, cioè, avantissimo rispetto al resto, tra l'altro, dello standard tecnologico presentato nel film. E che veramente, cioè, ti viene da chiedere, ma hanno buttato lì a caso, non so, 10 idee, su queste 7 erano buone, poi si sono effettivamente realizzate, oppure questo era veramente un genio? Cioè, io non so, cioè, la mia tesi, a me ha ricordato tipo quando mio padre giocava la schedina nel Totocalcio e faceva fare una parte a mia madre, e mia madre azzeccava tutte non sapendo una sega di calcio. Cioè, mi ha dato quell'idea lì, cioè, quando uno la spara talmente fuori che fa il giro e ci azzecca, cioè... Vabbè, Gibson quando ha inventato il cyberspazio non sapeva usare il computer, questo, quindi... Un nome, non vorrei fare troppo. Il nome, quindi... Storicamente aiuta a essere completamente ignoranti di tecnologia per la visionarietà. Sì. Ma infatti sì, l'ho trovata una delle parti più divertenti, ecco, questo... Poi alla fine c'è la trama, che non abbiamo ancora detto la trama del film, un demone dalle galassie infernali lo sfida a duello e lo sfida proprio esplicitamente a magia contro tecnologia, proprio dicendo una roba del tipo: oh, ho aspettato 1000 anni per trovare un avversario degno della mia potenza e finalmente tu con i tuoi aggeggi
hai qualcosa che può rivaleggiare con la mia magia e quindi ti sfido a rendere la mia vita interessante. Le tue macchine fantastiche. Le tue macchine. Questa è la traduzione. Le tue macchine fantastiche. Ho detto, no, arriveranno delle macchine fantastiche. Vorrei deludere gli ascoltatori, ma insomma. Non so quante le c'ha un iPad, c'ha un iPad sul polso, di fatto. Sostanzialmente, sì. A me la cosa che fa più impazzire di tutte è che comunque c'è sempre questa idea dell'intelligenza artificiale, del computer di bordo da Star Trek, che quindi è avanzatissimo e capisce tutto e probabilmente anche empatico e senziente, ma ti parla con la voce robotica. Cioè non ti parla con un tono, no, ma non riesci a concepire il computer che ti parla con tono di conversazione comunque. È un computer e quindi deve parlare così. Nonostante faccia delle cose che sono veramente avanti per essere 1980 e rotti. Però comunque sì, ha la voce da computer di bordo dell'Enterprise. Beh, è un po' come quando calcola la traiettoria del colpo, no? E fa, però fa vedere delle lineette a 45 gradi sullo schermo. E però, se ho capito bene la scena, lì gli sta dicendo come fare a fare un laser con degli angoli incredibili per colpire il... E però tu vedi che fa così, così, così e così. No. Allora, come capita quasi tutte le sere, io mi scordo che ho preparato delle immagini, per cui adesso ve ne faccio vedere un po', a partire dal poster, perché è eccezionale. Il poster sembra, scusatemi, sembra la copertina delle cartucce dei giochi dell'Atari, tipo. Sì, bravo, sì. È veramente molto bello. Bellissimo. Poi ho una foto del nostro eroe con la sua amorosa, perché ricordiamo, la sfida dello stregone arriva sul più bello quando amoroso vuole incastrare con matrimonio, sì. E quindi arriva lo stregone e dice: voglio sfidarti a una serie di sfide mortali, e lui dice: grasso. Tra l'altro lo stregone, schivata per un pelo, dice. Lo stregone riassume tutto il film in una battuta al minuto credo 9, in cui gli dice: per amore farai qualsiasi cosa. Esatto. Ed è proprio vero, perché questo è il film sostanzialmente, cioè, qualsiasi cosa, ma proprio qualsiasi. Adesso allora, ho riconosciuto un po' delle prove che deve superare. Sì. Quella statua aia enorme, no? Quella... Sì, 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 c'è una locandina, quella poi ho l'immagine. Volevo far vedere intanto l'immagine del nostro eroe, proprio mentre sta cercando di, insomma, tergiversare alla richiesta di matrimonio. Lei è scocciatissima. Lei ha già capito tutto, che miseria. La cosa è che ho avuto, sai quelle volte che il cervello ti viaggia in posti che non avresti mai pensato, e non so perché mi è venuto in mente che era uguale, quella scena era uguale a questa, che è Uncharted 4, cioè sono questa cosa uguali. È incredibile. Ed è tra l'altro, cioè, anche lì è comunque una scena in cui discutono del loro matrimonio. Cioè, è la ho trovato la citazione al... anche la posa proprio uguale. Cioè, esatto. È incredibile. È vero. Ci sarebbe da andare a beccare quegli stronzi e dire: ma l'avete fatto apposta, cioè, nessuno ve l'ha mai chiesto e quindi non c'è ancora il trivia su Wiki, però l'avete fatto apposta. Vedere, adesso vado ad aggiungere il trivia su Wiki immediatamente, quello su MTV. Finalmente aspettavo una cosa su dire primo e poi scrivo il trivia. Se tra tre giorni è ancora su, vuol dire che è confermato, perché sicuramente loro hanno gli alert per qualsiasi cosa che riguarda le loro robe. Ah, fisso. Va bene, allora facciamo vedere subito anche lo stregone malvagio, Mi Stima, perché è eccezionale. Che... cioè, lui è la cosa più metal del mondo, probabilmente. Porca troia. Lui c'ha tutto il metallo, ha una voce incredibile. Cioè, oltre ad essere chiaramente un attore di metodo, probabilmente con anche un'impostazione teatrale, o che quantomeno, come dire, sa come riempire la scena e dargli gravitas, invocando Azathoth e altri demoni dell'inferno, perché comunque i suoi, cioè, tutte le volte che apre bocca dice delle cose incredibili e indimenticabili.
Vabbè, poi c'hai questa voce senza senso, è bellissimo proprio, cioè tu vuoi essere un eroe perché lui sia il tuo cattivo quando parla. Sì. Tra l'altro posso dire, lui arriva ed è chiaramente uno stregone infernale, no? E il nostro protagonista continua a chiedere tipo, ma chi sei? Ma chi è? Anche alla tipa che nel frattempo è incatenata, no? Tra l'altro la recitazione d'alto livello fa una faccia di bobo, cazzo ne so. E il bracciale viene in suo soccorso scrivendo mi stima uguale Satana o Belzebù. E spara 28 nomi per dire, okay. Dice, ma chi è Satana? Mi stima. Capito? Già, cazzo, è con questo che abbiamo a che fare. Porca troia, cioè, no, avevo sottovalutato. Sì. Io pensavo fosse solo uno stregone infernale, invece no, era proprio Satana. Cazzo? Ah, ok. Ok, allora, e poi gli dice, io rifiuto la tua realtà e ti impongo la mia. E ma così quella, quella è la frase più bella di tutti i tempi. Mamma mia, che incredibile. E vince quella frase sfida. Simbolo. Sì. Perché mi stima, gli dice, cazzo, mi hai sparato una punch così potente che la chiudiamo qui, dai. Col potere delle fake news, proprio. Ti sconfiggo con... Cioè, quella è veramente la frase simbolo degli ultimi 10 anni di storia, cioè... Comunque lo vado, sono appassionato a questo film, devo dire la verità. No, eccezionale, eccezionale. Parliamo delle sfide. Allora, la prima già mi ha fatto riderissimo. La prima vede i protagonisti trovarsi in una caverna ghiacciata dove a un certo punto lui si accorge che ci sono le statue, cioè non le statue, ci sono... Sono congelati in quella caverna i più grandi cattivi criminali della storia. È la cantina più, della Universal. Più Einstein. Ci sono Dracula, Jack lo squartato e poi c'è Einstein. Cioè, il punto è che li inquadrano subito. Allora, cioè, abbiamo qua, ho preparato questa immagine. C'è Lupo Mannaro, uno dei cattivi più famosi della storia. Questo sarà già lo squartatore, probabilmente. Sì. Sì. Poi c'è Vladimir. La ghigliottina, l'inventore della ghigliottina, e poi Einstein. Beh, probabilmente questa sfida è magia contro tecnologia, in un qualche modo voleva dire che... Era trova l'intruso la sfida, secondo me. No, perché non c'entrava un cazzo. Cioè, ce lo siamo chiesti tutti. Eccolo qua, Einstein. Vedi, anche lei se lo sta chiedendo. Che c'è Einstein? Il film con queste facce, straordinario, è sempre così. È possibile che sia un errore burocratico semplicemente, cioè Einstein sia finito lì perché hanno sbagliato a smistarlo, cioè lui doveva finire nell'altra ghiacciaia, quella dei geni della scienza con Darwin. No, però è finito nei mostri di universo. Quello che dice Carlo, secondo me, adesso non voglio fare la persona seria, però è davvero, quello che stanno dicendo è davvero che magia e tecnologia, cioè in questo film magia e tecnologia sono sostanzialmente sinonimi. Sì. Cioè, se io fossi nello stregone quando evoco quel drago infernale e lui un attimo dopo digita sul suo iPad e anche lui evoca un drago infernale, io stregone che da 1000 anni imparo a costruire. Facciamoli vedere. Ecco qua. Cioè comunque lui il drago viola lo ha fatto con l'iPad. E... Quindi, come dire. Che io lo trovo incredibile perché comunque cioè, è un film fantasy ma contemporaneamente è un film di fantascienza e rimane pervicacemente attaccato a tutte e due le cose contemporaneamente, cioè l'unica cosa che scazza un po' forse da questo punto di vista è la sequenza giallo poliziesca, quella insomma ambientata sì. Nel mondo però ci volevo arrivare con calma perché è esilarante, però per il resto, cioè tutto il resto di ogni singola sequenza puoi dire sì, è una roba di fantascienza e puoi dire sì, è una roba fantasy e vale uguale in entrambi i casi. Beh dai, però la sfida, quella a suon di musica, ragazzi, vabbè. Quello è mega anni 80. Quella è arte. Però, però il finale, anche... come possiamo dirlo, cioè il solito bracciale addirittura varie funzioni. No, si sono frizzati, abbiamo frizzato Milano frizzata. No, hai sceso la temperatura.
Simone, finisci tu il discorso. Questo è Milano in questo momento. Non sono sicuro di che cosa voleva dire, comunque... Ah, non avete un cervello unico che vi divide? Cioè, pensavo che tu potessi continuare la loro frase perché già sapevi... Ma devo aspettare che si sblocca, però. Ah, ok, ci sta. Aspetta, okay. Mi sembra che siano sbloccati. Vi siete defrizzati? Sì, perfetto. Quindi... Sì, è bello il frizz. No, volevo dire se vi ricordate il suo solito bracciale... Proprio quello che gli ha detto, guarda che il tizio è Satana, gli dice anche, se tu pigi questa funzione qui, si chiama proprio disattiva la terza Satana. Prova, quella musicale. No, frizzati di nuovo, però il concetto si è capito. È troppo, è un segreto troppo piccante. Ah, eccolo. Okay. No, si è sentito. No. In effetti, cioè, il punto è che volevo arrivare, che si capisce già dalla prima sfida sostanzialmente, che il modo in cui si risolvono le sfide non ha mai il minimo senso. Cioè, nella sfida della caverna ghiacciata si risolve, perché adesso vi faccio vedere la foto. Se vedete, Einstein ha in mano questo cristallo blu che non si capisce a cosa serve. Cioè, è lì per bellezza, apparentemente, però quando tutti i cattivi circondano gli eroi, lui prende a caso quel cristallo blu, lo tira, era una specie di granata e la sfida è finita. No, lui era dice anche tipo, presto, dammi il cristallo. Esatto, però ci manca... Cioè, dammi il cristallo di freddo, una roba del genere. Vabbè, però è l'unica cosa che c'è. Ah, ok. Infatti, sì, diciamo la cosa in cui questo film eccelle più di qualunque altro è davvero nella totale arbitrarietà del rapporto tra ostacoli e soluzioni. Sì, cioè, mai visto niente del genere. Sembra giochi senza frontiere, diciamo, come livello di coerenza, di tematicità, di fil rouge, non lo so, nulla. Cioè, non c'è ogni singolo ostacolo è diverso, non c'entra niente col precedente, e ogni singola soluzione non c'entra niente con l'ostacolo che sta andando a risolvere. Esatto, sì. Cioè, sì, sostanzialmente è quello, sì, è vero. Sono 14 cose completamente random messe in fila. Ma facciamo vedere la scena musicale, anche perché comunque nella scena musicale i protagonisti, adesso qua non lo si vede benissimo, però mi sono preparato anche l'altra immagine. Questo è Blackie Lawless e la band sono i Wasp. Sono i Wasp in persona. Anche se mi stima, si prende lui i crediti per la canzone, dice questa l'ho composta io. Però in realtà suonano i Wasp e fanno tra l'altro un pezzone degli Wasp. Sì, esatto, con Mistina gli dice vediamo se resisti alla mia musica, come se venisse da 1000 anni di musica infernale, perché l'annuncia così, cioè, e quindi mi aspettavo, porca miseria, adesso sentiremo i suoni dall'inferno, e invece erano i Wasp, cioè alla fine erano più facciata che musica sostanzialmente. Toh, avevano dei testi un po' violentini volendo, ma niente di che. E, vabbè, poi citando molto velocemente, la prova successiva si fa ricordare perché c'è quello che io ho soprannominato Gno Mostro, che è bellissimo. Ma quello è il suo pene, molto bello. Quale dei tanti? Quello che sembra. Penso di sì. Questa sì. Lo noto solo adesso, devo dire la verità. Sì, lo noto solo adesso anch'io. Grazie. Sì. E ora il più classico di come dicono i giovani, can't unsee. Scusate il momento cringe, sempre come dicono i giovani. E poi è la prova che lui risolve dicendo rifiuto la tua realtà e sostituisco la mia. No, questa è quella con gli zombie, sì. E li risolve, quindi risolve, sì. Al laser. Gli zombie, tra l'altro, che poi Peter Jackson non ha per nulla copiato nel fare il trucco degli orchetti del Signore degli Anelli, non ci assomigliano per niente. È vero. Perché è vero. Peter Jackson non è uno che poi guarda questo cinema, non è che viene da questo cinema, per cui ne sa assolutamente. No. Quindi c'è un caso, se guardate il film e dite ma cazzo sembrano proprio gli Uruk-hai del Signore degli Anelli, è assolutamente un caso.
è un caso. Sono sicuro che sì, no. Clamoroso, tra l'altro, però è un caso. Poi abbiamo, se mi sono segnato tutto nell'ordine corretto, l'episodio quello con la statua gigante in stop motion che faceva molto Harryhausen. Cioè, bellissimo. Fantastico. Sì. Puro. Sì, sì. Non ho nient'altro da dire su, su questo episodio, tranne che la statua. Qui voglio sperare che il regista sia un tecnico di effetti speciali. Hanno detto fai una cosa tu, e gli ha detto allora, il regista di è la volta buona, sì, che ho $1,000 per fare quello statuone che mi sono immaginato. Io ho un puntatore laser, ragazzi, cosa fermi tutti? Cazzo, il film si impenna, usiamolo, no? Attenzione, che succede? Shakira Kurosawa ci ha preso al 2000%, assolutamente, perché il regista di quel segmento è David W. Allen, che ha lavorato agli effetti speciali, tra le altre cose, di Tesoro mi si sono ricrestati i ragazzi, Willow, un po' di Puppet Master, il primo The Howling, niente male, cioè, fatto. Per cui sì, effettivamente era un tizio degli effetti speciali che evidentemente ha detto va bene, che bello, ho 10 minuti in cui posso sborrare la roba che mi piace, scusate. Fantastico. Esibire la roba che mi piace, ha fatto lo statuone in stop motion. Sì. Poi c'è la prova più difficile di tutte, cioè allora ha sfidato i più grandi cattivi della storia, ha sfidato gli zombie e gli gnomostri, la statua gigante e i wasp, e poi fa per la prossima prova ti faccio arrestare dalla polizia. E questa è la prova. Lì è dove non so più cosa pensare, sinceramente. E l'unica cosa che ho notato di questo episodio è che i poliziotti hanno forse i dialoghi più brutti che abbia mai sentito in tutta la mia carriera, porno inclusi. Anche io ho apprezzato moltissimo i poliziotti, devo dire, erano estremamente anni 80. Io mi sono segnato quando dicono hai visto quello, did you see what I saw, hai visto quello che ho visto, e gli fa no, neanche no, io neanch'io. quella era la migliore, perché io, cioè, è stato il motivo per cui l'ho riguardato, per prestare attenzione ai dialoghi dei poliziotti, perché hanno, allora, un paio di scambi sono questi: cosa stai leggendo? Un libro su cosa? Un libro sul futuro. Ah, e questo libro è sul futuro, ma per piacere. Fine del dialogo. È un porno, cioè è un porno. È un porno, sì. L'altro fa, hai comprato le ciambelle? Sì, ma hai preso la ciambella sbagliata. A me piace quella, non mi ricordo quella, cioè, quella è vita vera. Esatto. A un certo punto si mangia quella con la gelatina di frutta e non gli piace tanto. Sì, esatto. Cioè, questa cosa delle ciambelle, io vorrei che ci sarà da qualche parte un libro scritto su questo argomento, il rapporto tra la polizia americana e le ciambelle. Io non perché... ci credo che quei dialoghi fossero scritti da qualche parte. Questa era hanno probabilmente chiamato i poliziotti. Ah, okay. Dei poliziotti veri, e gli hanno detto chiamato, fate i poliziotti, gli attori, gli hanno chiamato gli attori e ha detto sapete improvvisare, e loro no, fate lo stesso. Perfetto, era quello che cercavamo. Sì, tra l'altro, cioè, lì l'episodio poliziesco è veramente fuori contesto, anche c'è lunghissimo, ovviamente costerà meno degli altri, sì. Quindi hanno deciso di si hanno allungato con quello. Vabbè, sì. Chiaramente c'è, cioè, l'unico ambientato nel presente, unico senza effetti speciali praticamente, tranne un piccolo laser qua là. Laser c'è sempre. Però fa male. Facciamo vedere il laser, che è bellissimo, che bello. Sì. L'altra cosa, ho fatto esattamente lo stesso identico screenshot. Come faccio a dimostrarlo? Sì. Vabbè, comunque l'ho fatto esattamente. Inquadra il computer con la webcam del computer. Eh? Vabbè, non faccia niente di complicato, che vabbè, se... no.
Potrebbe, non ho uno specchio, quindi vabbè, comunque l'ho fatto. C'è un momento nonnismo clamoroso. Stavo, mentre citiamo gli episodi, io cerco di capire chi li ha girati. E questo della polizia, che è l'episodio slasher, è stato girato da Stephen Ford. Voi direte, ah, chi è Stephen Ford? Ebbene, Stephen Ford, oltre ad avere una carriera nel cinema, per cui era, per esempio, è colui che ha lasciato il posto a Lorenzo Lamas in Grease. Ah, sì. Per dire la, il livello, è il figlio dell'ex presidente degli Stati Uniti Gerald Ford. Quindi è veramente raccomandato. Ed è tra l'altro il, cioè, figlio... questo invece che andare a lavorare alla Goldman Sachs o roba del genere, esatto, è andato a Hollywood. Che cosa direbbe il presidente Ford? E quindi era quello. Cioè, mi sono sicuro che abbia visto Dungeon Master, perché cosa fai il tuo film di tuo figlio? Ma no. Eh no, certo. E dici, papà, guarda cosa ho fatto. Ma no, non mi interessano quelle robe lì un po' violente. No, ma guarda che questo poi è l'episodio blu. Questo è quello d'attualità. Questo è un lavoro sulla sceneggiatura interessante, papà. Papà! Tra l'altro Gerald Ford credo che sia il presidente più anonimo della storia moderna degli Stati Uniti. Nessuno si ricorda della presidenza Ford, se non probabilmente appunto il figlio Stephen Ford, che però scopro comunque che ha avuto particine anche in Fuga da New York, Starship Troopers e Heat. Quindi okay. Era veramente un raccomandato. Cioè, a un certo punto uscivano delle cose, sapeva che sarebbero uscite delle robe che gli interessavano, e ha detto, papà, mi trovi una particina. Cioè, secondo me funzionava così. Lui andava in giro a dire, sono figlio di un ex presidente degli Stati Uniti. Ora, dove non facevano altre domande, si infilava. Quando cominciavano a chiedergli, sì, ma quale? Ora lì lo fregavano. Vabbè, comunque è una società in cui il figlio del presidente degli Stati Uniti, quello che fa con il nome di suo padre e sono queste cose, è una società sana. Che sì, funziona bene, cioè poteva... Assolutamente. Cioè, pensate che ha interpretato Four Star General in Transformers del 2007 di Bay, nonché Nuke Tech in Armageddon, cioè comunque si è divertito una cifra quest'uomo nella vita. È finito su tutti i set con più esplosioni di tutti. Che bello, è il mio nuovo idolo. Vabbè, niente, siamo già passati all'invidia secca. No, altra sì, cosa buffa che volevo far notare dell'episodio, mi ha fatto riderissimo, il fatto che metà di quell'episodio è lui che cerca di sfuggire alla polizia, e poi siccome la sfida è andare a ripescare la sua amorosa prima che venga presa da un assassino, la prima cosa che fa appena è scappato dalla polizia è, al primo che incontri, dice, ci sta per essere un omicidio, chiama la polizia. Bravo, mamma mia, è vero, io ho già un po' più palpebra mezzasta, no, vero. Poi ovviamente arrivano loro, arrivano gli stessi due, è bellissimo. Sì, i metri, cioè. Eccezionale. Ok, allora la sfida dopo invece è quella con le macchinine nel deserto, che è molto divertente. Beh. E voi dite, qua hanno speso dei soldi? No, non hanno speso i soldi, perché queste macchinine venivano tutte da un film precedente, ovvero Metal Storm, sempre girato da loro, e hanno soltanto ridipinte. E tutto l'episodio è le macchinine che si inseguono, i laser, eccetera. E lui vince la sfida scontrandosi con l'altra macchina. Cioè, io non ho capito lì come è finita. Un frontale in cui muoiono tutti. Esatto. No, invece io qui mi sono immedesimato nell'attrice alla quale comunque quando presentano la parte le dicono l'80% del film te lo fai incatenata gridando, 15% sì, nuda sul letto, 5% a sparare con un laser da una macchina nel deserto. Dice, va bene, ok. Per quello ne vale la pena. Per quello, altrimenti era una parte veramente... Siamo sopra la media rispetto al ruolo femminile medio degli action anni 80. Però vedere il resto del film, era così. Era così, sì. Esatto. Tondine. Beh, lei quando spara si gasa un casino. Cioè ci mette veramente tutta se stessa. Proprio sì, con l'aria di quella che dice fatemi lo spin-off su di me in cui sparo agli alieni per un'ora e mezza. Sì, lei ce la mette tutta per spiccare nel ruolo ingrato, questo sì, sì, va dato assolutamente. Lei premio bravissima, assolutamente premio bravissima. Lei ha delle battute, ragazzi, tipo,
verso l'inizio, quando appunto Satana deride Excalibrate, che non abbiamo nominato, cioè non abbiamo detto giusto, sono... giusto, io volevo nominarlo già da quando avete nominato la Durlindana prima, quindi Excalibrate. Satana lui deride, fa così sei solo un bambino e lei, proprio sei solo un bambino, e lei lo difende dicendo lei lo difende dicendo no. Ovviamente no, non, scusate, sei solo un bambino. Ah, lui è soltanto un bambino, no, non dal mio punto di vista. Questa è la battuta, fine. Guarda, parte un'altra prova, perché cioè, questa sua presa di posizione, ma fai ancora contro le statue, capito, con i laser, eccetera, vai. Sì, cioè parliamo un attimo alla base dell'operazione, perché l'altra cosa che mi ha incuriosito è questa. Cioè, il punto di girare un film a episodi, normalmente, dato in mano a 7 registi diversi, è che ognuno si prende il suo budget, la sua squadra, i cazzi suoi, e va a farsi la sua roba per conto suo. Però se tu fai il film a episodi che non è antologico, ma è un'unica storia, in realtà cioè, tu devi usare gli stessi attori e aspettare che siano liberi, e quindi comincio già a non capire dove sta la convenienza, sinceramente. Diventa un vezzo. E la mia idea è che, cioè, il risultato è che tutte queste sequenze andavano scritte e girate in 5 minuti secchi per rientrare nel budget già povero di suo. Beh, dai, sempre, sì. A parte le gag, un paio di sfide, se proprio devo fare lo sceneggiatore, beh, insomma... cioè comunque sono troppo senza né capo né coda, cioè proprio la conclusione sì. Non è neanche un pugnazzo, è a parole, cioè sì. Ti richiede una scenografia carina magari, insomma non lo so, una grotta, e poi vinci a parole però dicendo tipo rifiuto la tua realtà, cioè sì, esatto, io rifiuto la tua realtà e ti impongo la mia. Ah, sì. Ma Excalibrate, questo cibo, magari inaccettabile, però voglio dire, questa sfida la vinco io. No, ha trovato la parola magica. L'altra sì. È il bracciale, c'ha il tasto, sconfiggilo in questa sfida, dai, è incredibile. Sì, sì. Cioè, per questa sfida only, che culo, pam, ho peccato subito. Esatto. No, subito, lui lo guarda e fa, ecco qua. Esatto, c'ha le funzioni Bancomat, sì. Email, sfida 4 di Mistima. Così, veramente, cioè... Sì. Ma io, cioè, l'impressione è che, come dire, loro abbiano montato i set, sistemato tutto, abbiano girato tutto continuativamente nel giro di un mese o due mesi, e ogni tanto tu arrivavi lì la mattina e sulla sedia del regista c'era un'altra persona. Cioè che non abbiano proprio neanche concepito, come dire, come 7 segmenti separati. La lavorazione era unica e semplicemente ogni tanto ne chiamavi un altro. L'amico Steven Ford ci ha rotto il cazzo, c'ha la cena con i figli degli ex presidenti e stamattina c'è lui. Prossimi 3 giorni fa supplenza lui. Perché comunque, cioè, alla fine per essere, a parte appunto gli episodi estremamente diversi, l'episodio estremamente diverso dei poliziotti, tutto il resto è anche, cioè, esteticamente è molto coerente. Non, se non sapessi che è fatto da 7 persone diverse, non necessariamente lo intuisci. Sì, sì, esatto. È molto più unitario come concetto di film rispetto appunto come concetto autoriale, in cui ciascuno porta il suo. Mi sembra che piuttosto siano loro 7 che si sono più o meno piegati, più probabilmente loro 6 si sono piegati alla fine a Charles Band. Sì, sì. Che adesso non voglio dire che si è preso 6 seconde unità e poi gli ha dato l'onore dei credits alla fine. Però probabilmente il rapporto di potere sul set era quello, nel senso Band alla fine è un tipo così, cioè uno che ha i progetti e li controlla dalla testa ai piedi, e qua si è chiamato gli amici per fare dei pezzi, ma probabilmente alla fine anche cioè, lui, non c'è lui accreditato, ci ha messo lui comunque sembrato un gran vezzo senza un qualsiasi senso pratico, e con questa cosa buffa che invece di ottenere l'effetto antologia con 6-7 stili diversi c'hai l'effetto Marvel dove appiattisci tutto per farlo sembrare comunque un film
coerente in qualche modo, e questa cosa che sono sette registi diventa il trucco per allungare i titoli di coda. Porca miseria, l'ho nasato adesso qual era la mia fila. Era quella la fregatura. Allora, directed by ci dura 3 secondi. Se abbiamo 7 registi, sono già 21 secondi. Inizia a esserci. Sì, sì, no, cioè fai 20 secondi qui, 40 nei titoli di testa che magari indugi di più sui nomi e già hai fatto un minuto. Quante ce ne mancano ad arrivare al lungometraggio? Sì, esatto. In pratica stiamo dicendo che doveva essere un film coerente dal punto di vista della storia e più vario dal punto di vista formale, e invece un film estremamente coerente dal punto di vista formale è completamente andato dal punto di vista della, diciamo, sì, della... sì, sì, quello... esatto, evidentemente sì, c'è, c'è. È uscito al contrario di quello che la logica suggerirebbe. Un'intelligenza dietro tutto questo, non può essere fatto a caso. Vabbè, è come quel disco dei Neutral Milk Hotel in cui loro avevano scritto lo scheletro dei pezzi, poi c'era il microfono in mezzo allo studio e gli amici entravano e uscivano dallo studio e aggiungevano pezzi. È la stessa cosa, è l'Indie Aeroplane Over the Sea del... l'horror fantascientifico fantasy anni 80. Questa era una casella delle cose che non mi sarei aspettato. Eppure c'è una, dietro quello che ho detto c'è una perversa logica, ne sono convinto, domani mi riascolterò e la troverò. Niente, poi il finale, passiamo al finale dove la conclusione di tutto, cioè, è quella che ha meno senso di qualsiasi cosa, cioè... Però sapevano che ne avrebbero parlato i 400 calci 30 anni dopo, 40 anni dopo, alla fine finisce magari 30, 84, no, alla fine c'è anche la sfida tra magia e tecnologia, decidono di risolverla a cazzotti. È stupendo. Proprio alla brutta, cioè non ha senso da nessuna parte la rigiri, se non il fatto che tutti i film d'azione degli anni 80 devono finire con la scazzottata tra buono e cattivo, cioè È un finale burocratico più che... Esatto. È un finale burocratico. E lì però, secondo me, adesso io non so se tra voi tre amici della Buon Costume ci sono degli Star Trekkiani. No, non vedo. Ci sono delle persone che conoscono Star Trek, ma allora, avete presente, conoscono meglio Star Wars. Avete presente il personaggio di Next Generation, quindi quella con Patrick Stewart e cosa? Il personaggio di Q, che è questa sostanzialmente divinità che si diverte a giocare con Picard, essendo onnipotente, a sottoporlo a diverse prove, e alla fine, la morale sempre di tutto è che comunque Picard sta meglio perché è umano e quindi conosce che cosa sono i sentimenti, l'umanità e cosa, mentre lui, in quanto divinità immortale e onnipotente, in realtà è perennemente annoiata. Ed è esattamente quello che poi viene fuori nel finale di questo film. Beh, è esattamente la stessa idea. Dice, sono 1000 anni che sto qui ad aspettare un worthy opponent. Quindi è proprio, in effetti, esattamente... È proprio quello, cioè è l'immortale che, in quanto immortale, quindi non ha un vero scopo nella vita, perché sapendo di non poter morire, non ha, cioè non avendo quando non è la limitazione del tempo, e quindi puoi potenzialmente fare tutto, nulla ha senso perché non devi più dare priorità a nulla. E lui è così, cioè lui è onnipotente e quindi annoiato, ed è per questo che cerca un mortale che lo intrattenga. Ed è come, cioè, una roba super Star Trek. Anche oltre che molto furioso, perché uno dei temi che trattiamo nel libro, quello di queste figure dei paladini che diventano immortali e si annoiano un po' e fanno le orge cannibali per ammazzare il tempo. Sì, ed io lo sapevo, non volevo spoilerare. Bravo però Shakira, molto bravo. Però poi purtroppo il finale è negativo, perché in realtà si scopre che tutto un sogno e lui deve davvero sposare la sua morosa, e finisce così con lui che... La quale però ha accettato il fatto che lui abbia questo rapporto un po' ambiguo con la sua intelligenza artificiale, che tra l'altro è uno spunto super... Cioè, nel senso, poi qualcuno un sacco di anni dopo ci ha fatto un film con Joaquin Phoenix su sta roba e gli hanno detto che era un genio. Capito. Però c'era già in Dungeon Master, c'era letteralmente la stessa cosa. Lui era sostanzialmente innamorato di Alexa.
Sì, sì. E alla fine lei gli propone una cosa a tre, diciamo, il tono è quello. Al di là io tengo la webcam e voi fate, ci divertiamo così. A me spiace solo che non abbiano girato la scena del matrimonio dove vengono sposati, lui dice: io rifiuto la tua realtà e la sostituisco con la mia, nel tentativo di far annullare la cerimonia. E dicono: ah, vabbè. Questa era bella. Tra l'altro, questa è da ricordare. È vero, comunque è strano che non finisca. Anche io lì sentivo, cioè pensavo anche naturalmente che si finisse almeno in un'inquadratura del matrimonio, però evidentemente. La questione del budget è la questione. Cioè, il vestito da matrimonio di lei costava più di mezzo film. Cioè, sì. C'è a dire questo. Ander, facciamole vestire lei da sposa o teniamo la statuona in stop motion? E quello ha insistito, ha rotto il cazzo. Sì, sì, no, se non teniamo la statua io me ne vado. Esatto. Me ne vado. Però così, stop motion. Ma avete ricordato un'ultima cosa che volevo dire prima di passare al premio Jimmy Bobo, che ormai è l'orario giusto? Nell'episodio con i poliziotti, essendo l'unico ambientato insomma ai tempi moderni, lui invece continua ad essere vestito come un supereroe, e volevo vedere come commentavano la cosa, perché ho detto nel 1984 non c'era il concetto di cosplayer, quindi cosa gli dicono i poliziotti per prenderlo in giro? E lo chiamano Gambi, che non so se ce l'avete presente, è tipo una mascotte americana, penso di roba da mangiare, tipo dei cornflakes, una roba del genere, che io conosco perché Eddie Murphy faceva Gambi al Saturday Night Live, faceva la sua versione di... però cioè, è tipo un esserino informe, adesso cerco di recuperare l'immagine. Forse ce l'ho. Fly. Forse ce l'ho, vediamo se me la... Perché un giorno faremo una puntata sul formato WebP e quanto rompe il cazzo. Abbastanza. No, niente, devo screenshottare perché non ci legge il WebP. Però... Ah no, ti posso svelare un trucco. Il trucco è che se tu invece di WebP scrivi JPEG, lui dice: ah, allora ok, e funziona. Sto male. Prova. Fantastico. Queste sono dritte alla Ranzulla proprio in diretta. Sì, sì. Eccolo qua. Eccolo lì. Praticamente è un pupazzo gonfiabile che saluta come uno scemo. Sì, sostanzialmente. Però penso sì, esatto. Sì. Quindi i poliziotti avevano visto questo costume e il loro livello di improvvisazione è: ma chi sei? Gambi? Sì. Tira e molla, così. Tira e molla, è vero. Tira e molla. Tira e molla. Vabbè. Quando è che arriva il tira e molla Cinematic Universe? Comunque, a proposito di, visto che facevamo i trivia della gente che ha lavorato a questo film, l'episodio Mad Max con le macchinine del deserto è diretto da Ted Nicolau, che è il regista di tutti e quattro i film di Subspecies, che sì, è quella saga di vampiri. Non credo di essere arrivato al quarto, devo ammettere questa cosa. Ed è anche quello tutto, cioè anche quello di Giro Charles Band, perché comunque, sì, dai, diciamolo che Charles Band comunque è una bellissima persona che ci ha regalato comunque tanti tanti anni di cinema di altissimo livello. La mia cosa preferita di tutta la carriera di Charles Band è comunque il franchise di Ghoulies, sì, sì, che a cui voglio un bene dell'anima, perché fin dal primo film giustificava qualsiasi stronzata che hanno fatto dopo, tra cui Ghoulies in High School. Che bello. No, quello lo affronteremo di sicuro un giorno. Che bello, sono già molto contento. Affezionato. L'unico film che si è inventato la scena più memorabile quando il film era già finito, per cui l'hanno messa nel poster. La gente poi andava a vedere il film, quella scena del poster non c'era, e l'hanno dovuta mettere nel sequel. Che bello. Va bene, dai, passiamo al premio Jimmy Bobo. Oh, mamma mia, questa sera è il momento clou della storia, lo dico ogni volta. Direi che siccome abbiamo gli ospiti, facciamo partire anche la sigla del premio Jimmy Bobo.
Ecco. Che mi raga, uovo, andiamo a baciare, uovo, andiamo a baciare. Eccolo. Ottimo. Stagli, ti lascio il campo anche per il premio Jimmy Bobo, che è stato veramente impegnativo. Il premio Jimmy Bobo è stato estremamente impegnativo perché abbiamo pescato sia da Dungeon Master sia dal Dungeons and Dragons l'onore dei ladri, sul quale magari poi, se vogliamo dire tipo tre parole in croce, giusto perché qualcuno l'ha visto, ecco, e l'abbiamo pescato anche dal Dungeons and Dragons del 2000. 2000? Del 2000, vero? Esatto. 2003, esatto. 2000. Esattamente lui, che io ho fatto anche l'errore tra l'altro di recuperare in vista della serata dicendo ma magari poi capitano tipo 10 minuti in cui ne parliamo, e alla fine ho semplicemente buttato 1:40 della mia vita per una cosa sulla quale veramente non vale la pena spendere nulla se non le gif di Gennaro Grignani. Il premio Jimmy Bobo, è quel premio nel quale premiamo il nome più buffo che abbiamo trovato sul crediti di IMDb, ed è il premio che giustifica più di ogni altra cosa il fatto di abbonarvi al canale Twitch di 400 Calci, perché il vostro voto, se siete abbonati, vale doppio. Ora spieghiamo anche ai nostri amici della Buon Costume come funziona, perché se voi avete un account Twitch potete in questo momento tirarlo fuori, l'account Twitch, e andare a votare anche voi. Funziona che noi ora vi faremo vedere i 5 nomi più buffi che abbiamo selezionato, ciascuno sarà accompagnato da un numero in progressione crescente dall'1 al 5, e voi scriverete nei commenti il numero che corrisponde al nome che vi fa più ridere e basta, e poi chi ha fatto più voti vince, come succede quando si vota, cioè quello è. E andiamo ad annunciare, non abbiamo reinventato la ruota, come si può dire. Ci stavamo pensando ma ci faceva fatica. Ok. Vado con i candidati? Escimi i candidati, eccoli qua. Con il numero 1 Ann Flagella, con il numero 2 Ben Sedano, con il numero 3 Monti Granito, con il numero 4 Olivia Somari, con il numero 5 Scott Benza, che è cugino di Vin Diesel, Scott Benza. Guarda, vi dico subito i nomi che abbiamo dovuto escludere. È stato veramente uno dei più densi che ci siano capitati negli ultimi tempi. Non se ne usciva. Gli esclusi sono Alissa Cappelletti, a cui Nanni era particolarmente affezionato per questioni geografiche. Allen Actor, che è un nome che si autodescrive. Andrea Pugner. Anthony Genova. Esdras Varagnolo. Ivo Strangmüller. Lauterio Zamparelli. Rocco Passionino, Rasti Ippolito e Tom Morello, che non era Tom Morello. E pensa, cioè, sono, comunque Ann Flagella, Ben Sedano, Monti Granito, Olivia Somari e Scott Benza. C'è anche dire che, sì, c'è anche dire che Tom Morello non era potenzialmente candidato a Jimmy Bobo, perché l'abbiamo visto nella foto all'inizio, ma c'era effettivamente il suo omonimo nel cast dei film, sì. Esatto. Comunque potete iniziare a votare già da adesso. Potete votare già adesso. Scrivete nei commenti il numero che corrisponde al candidato che volete votare. Non so se Jeff Bezos può omologare questo voto. Non so se intanto Giulio Visconti ha detto che sente una grande attrazione per la Somari. Immagini, no? Mi sa di centro Italia, una parte sì, Monti Granito è... cioè, c'è un agriturismo su Monti Granito, Flagella è un personaggio di Mad Max. Sì. Tipo vestita di metallo e c'ha queste due fruste con la punta di ferro e le spine, e lei ti pianta è no, bellissimo. A questo turno io non avrei saputo chi votare, no, neanche io. Io non avrei saputo chi scegliere, cioè, ho lasciato scegliere a te i 5 in mezzo a tutto quel ben di Dio, perché non sapevo dove girarmi. È stato difficilissimo.
C'è ancora tempo per votare, vedo che siete molto più decisi, la gente è molto orientata su... Ci sono dei nomi che spiccano, mettiamola così. Sì. Beh, anche Scott Benza, comunque, non si può lasciare lì così senza spendere due parole. Scott Benza, da quando è entrato nella saga di Fast and Furious, secondo me gli ha dato proprio comunque, quel salto di qualità. Secondo me è Scott Eastwood sotto falso nome, ho questo sospetto. Perché no, di nuovo ha cambiato nome per non approfittare del suo cognome famoso. Esatto. Diciamo. Sì, lui si vuole reggere solo sulle sue doti recitative. Fa questa gag ogni tanto, lui va sui set dei suoi film e dice: oh, io sono qua perché sono bravo a recitare. Tutti ridono, si danno i cinque, insomma è simpatico Scott Eastwood. Non sappiamo che... vero in questi film, cioè non sappiamo se Ben Sedano è, non lo so, zombie 18. Ah sì, sappiamo il ruolo. Sappiamo tutto. Ann Flagella, allora... perché qua non so, mi è scomparsa Ann Flagella, mannaggia. Aspetta che la si recupera senza problemi. Eccola qui. Ann Flagella è la produttrice di Dungeons and Dragons, quello del 2000. Ah, Ben Sedano è il music editor di... vedi, poi io mi sono segnato i link di IMDb, ma non mi dice di quale film sono i link. Tanto se comunque volete cacciare dentro gli ultimi voti, c'è ancora tempo. Sì, buttate i voti. Dai, non fatemi fare il voto all'ultimo minuto come l'altra volta, che poi mi accusate. Dai, che abbiamo anche un abbonamento da celebrare. Ah sì, oh, accidenti. Vabbè. Ah, abbonamento seguito subito da voto, vedi? C'è chi porca si è... miseria, grandissimo. Questa è la mossa più tattica dell'universo. Si abbona e poi vota per avere il voto doppio, è eccezionale, quindi... Un applauso per Coniglio Cattivo per la mossa paratici, non so come altro chiamarla. Questo sì è proprio il colpo da pro, è la plusvalenza. Bellissimo. Ora, per chiusura di calciomercato, i ringraziamenti immediati di Tulsa Doom. Eccolo qua. Allora, fate togliere il banner che si è visto. Vai. E poi, siccome non si è ancora visto oggi il signor Caprotti, non si è ancora visto. Cavolo, di Caprotti mancava stasera. Mi è dispiaciuto anche perché io avevo... perché il signor Caprotti stasera si era preparato una tenuta nuova che vi ho tenuto per il gran finale. No, non lo faccio, tanto per... lo faccio. No, fallo. Okay. Eccolo qua. Scusa, ne approfitto per salutare Martina Brusovin, che è una vostra collega, nonché una pittrice bravissima. Mi ha detto sul signor Caprotti, no, devi salutarmi per favore. Okay. Ora capisco perché. Devo dire la verità. Andate a googlarla. Okay. Insomma, quindi i risultati... Ok, ci siamo. Allora, chiudo le votazioni. Datemi un secondo. Fabri, un pronostico. Allora, la flagella, somare, Scott Benza. Beh, Scott Benza, dai. Cioè, alla fine vi siete... No, aspettate, ho sbagliato botone. Siete concentrati su alcuni nomi piuttosto che altri. I risultati pronti, eccoli qua. Eccoli qua. Ha vinto per un pelissimo il numero 5, quindi vince Scott Benza per un pelissimo. Però sì, voti frastagliati, mi dispiace, sembrava una gara più equilibrata, invece ce ne sono, diciamo, due che hanno... Il 3 era Montigranito, se sbaglio. Sì. Quindi Montigranito se l'è giocata fino all'ultimo. Montigranito che se l'è giocata e alla fine... Ma Scott Benza ha attivato il NOS. Il grado di penetrazione che ho avuto in questa situazione sulla vostra community. 0% è uno scandalo. No, ma si comincia così, cioè può capitare, insomma, anche... Era veramente difficile. Era veramente difficile. Poi infatti, cioè, tu hai quell'oggetto, cosa te ne frega di tutto il resto? Ma sì, ma che me frega, ma poi... Certo, ma che si può fare?
Quella non era quella cosa che cercava Thanos negli ultimi Avenger, quella cosa che c'aveva. Ok. Non so, io devo ancora vedere Ant-Man, se mi dici che è la cosa che cerca Kang in Ant-Man 3, io ci credo. Non ho ancora visto. Va bene, dai. Siamo arrivati a fine serata, direi che siamo andati belli lunghi. Grazie mille per aver partecipato. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito. Ricordo molto velocemente gli appuntamenti della prossima settimana. Allora, sono molto facili perché lunedì è Pasquetta, ce ne siamo accorti all'ultimo momento, abbiamo deciso di andare in ferie. Quindi lunedì, questo lunedì non ci siamo. Adesso lo scriveremo per bene di sbagliate. Mentre per giovedì prossimo sono preparato a metà, nel senso che io mi ero segnato questa cosa in calendario che volevo assolutamente fare, non sono riuscito a ricordarmi perché la volevo fare giovedì prossimo per forza, ma la facciamo, mi verrà in mente il motivo. Ho deciso per giovedì prossimo di fare un nuovo numero della rubrica Fratelli di Sangue, dove parliamo di due film che hanno qualcosa in comune, e vi parleremo di Un giorno di ordinaria follia e di Rampage di Webball, che era effettivamente una cosa che volevo fare da un sacco di tempo, perché la volessi fare per forza giovedì prossimo me lo sono dimenticato, è una cosa grave, però ci sta, è giustizia per Webball. E poi anche Giorno di ordinaria follia non lo rivedo da un sacco di tempo e magari chissà lo rivaluto. Quindi lunedì vacanza, fate i compiti della vacanza con calma, portateli per giovedì prossimo. Giovedì prossimo, Un giorno di ordinaria follia e Rampage, di quello di Webber, non quello con Dwayne Johnson. Non quello con Dwayne Johnson. Evitate, esatto, di vedere quello con Dwayne Johnson perché è veramente una merda. Esatto. È importante. Come si faccia a sbagliare un film con tre mostri giganti? È una roba che. Me lo chiedo da quando l'ho visto. Ogni tanto, tipo, ogni 10 minuti ho un momento in cui dico: ma com'è possibile? È da anni che vivo così, è un disastro. Bene, comunque ringraziamo tantissimo la Buon Costume per l'ospitata, assolutamente onorati. Grazie a voi, grazie mille. Grazie a tutti, Simone Laudiero, Shakiro Crosawa, Carlo Bassetti, Fabrizio Lucci. Un saluto a Maria. Saluto a Giuseppe Tamburini che non era tra noi. Saluto a quello che è Maria. Era nel giusto cuore. Suspense sarà probabilmente uno spoiler per la prossima puntata. Potete farlo comparire all'ultimo secondo come cameo nella scena. Chiamatelo al volo, facciamolo comparire nella scena post-credit. Bellissimo. Scusate. Va bene, un grazie infinito anche a Cristiano Leprandi da Roccogliati per la videosigla. Un grazie al maestro Ludwig van Verhoeven per la trilogia delle vittime di Valverde. Un grazie a Nano War of Steel per la sigla classica dei 400 calci. E ciao, buonanotte a tutti.